e andiamo insieme a vedere il vestito per il mio 18esimo. E niente, va così. Poi alle 4 esco con due mie amiche e andiamo così a fare un giro tranquillo, veloce. Dovevo andare anche dal parrucchiere, ma non ci vado più perché abbiamo parlato veramente tanto e ho saltato l'appuntamento. Io però ci rivado da questo parrucchiere domani sicuramente. Quindi queste sono un po' le cose che farò oggi. Sarà una giornata molto impegnativa. Eccoci! Allora ragazzi, volevo fare un angolo di Furlan, sinceramente. Non so perché, ma mi andava tantissimo di parlare. Tra 10 minuti devo andare dalla mia migliore amica. Se accendo questo, vedete meglio. Tra 10 minuti devo andare da Valentina perché la devo accompagnare a cercare il vestito per i miei 18 anni. E poi alle 4, quindi praticamente dopo 2 ore, devo correre e sbrigarmi per andare da altre due mie amiche con cui devo passare il pomeriggio. Quindi volevo farvi l'angolo di Furlan adesso, se non sono sicura che durante questa giornata, che è pienissima di cose da fare, non riuscirò a fare nulla e di sicuro l'angolo di Furlan non ve lo farò. Quindi niente, adesso voglio vedere un pochino di domande che mi avete fatto. Vediamo un attimo se mi avete fatto qualche domanda nuova per l'angolo di Furlan e niente. Ragazzi, non trovo. Ma perché è partita la canzone? It's alright because I like to edit her. Le domande, allora partiamo subito. Intanto adoro sta felpa che c'ho al pelo qua, amo follemente. Allora iniziamo. Angolo di Furlan da Gloria Spinella. Ciao Elena, ti volevo chiedere 3 cose. Ti vorresti fare un altro tatuaggio? Allora la risposta è non adesso, perché non so che tatuaggio farmi, però quando mi verrà in mente qualcosa di molto importante e soprattutto con un gran significato che voglio imprimere nella mia pelle per sempre, sicuramente non disdegnerò il fatto di fare un altro tatuaggio, non ho un limite, quindi se so che quel tatuaggio mi piace, mi va di farlo e sono molto convinta di farlo, lo faccio, se no, no. E in questo momento non so che farmi, non voglio farmi nessun tatuaggio, semplicemente perché sarebbe forzato, dato che non ho ancora nessuna idea, niente con un significato importante, e quindi ora come ora no. Però sicuramente se arriva un'idea molto importante dedicata a qualcosa che per me significa molto, per esempio avevo pensato a un tatuaggio per mia nonna, in onore di mia nonna che non c'è più, questo è un tatuaggio che sicuramente mi farò. Quindi già c'ho il significato, però devo capire un attimo il disegno, cosa voglio, cosa non voglio. Quindi ora come ora no, ma sono sicura che il prossimo riguarderà la mia nonnina. Però io a queste domande ho già risposto. L'ho già risposto, sì. Valentina Tiberio, angolo di Furlan. A tua madre racconti cose imbarazzanti o intime o ti vergogni? No, come vi ho detto in un altro vlog dove vi parlavo tanto della mia mamma, non mi vergogno di niente con lei, gli racconto tutto. Cioè, veramente tutto, proprio per dirvi tutto. Gli racconto cose sia imbarazzanti che intime, senza problemi perché mia madre, cioè, mi ha fatto lei, chi mi conosce meglio di lei. Quindi credo proprio che se devo dire delle cose proprio intimissime a una persona di cui mi fido ciecamente, quella è mia madre. Quindi sì, sa tutto di me, tutto. Ma perché non vai a scuola? Mi chiede Eli trattino basso. Eli trattino basso, ti rimando a un video che si chiama Ho lasciato la scuola, è nel mio canale, lo trovi tranquillamente, è anche abbastanza recente. E lì vi spiego alle persone che mi chiedevano ma perché non vai a scuola in questo periodo, perché ho lasciato scuola, non l'ho lasciata per sempre, però in quel video vi spiego bene tutto. Quindi ti rimando a quel video, così almeno questo non dura 3 anni per spiegarlo, vai lì e guardalo un pochino. Comunque vi saluto tutte e niente, siete sempre troppo carine, vi adoro. Adesso vado da Valentina, che non vorrei troppo fare ritardo perché mi dispiacerebbe, la devo assolutamente accompagnare a cercare sto vestito perché è la mia migliore amica e quindi io devo fargli da consulente. Andiamo a questo negozietto della mia zona, che non è lo stesso dove io ho comprato il mio vestito, però comunque vende cose strabelle e strada sera. Quindi adesso io vado e vi farò sapere cosa ha scelto Valentina, se lei vorrà farvelo vedere. Magari ve lo vuole tenere come sorpresa per il giorno del mio compleanno, però adesso vediamo, Quindi adesso io spengo la lucina. Ok, sono già pronta per fortuna. Già truccata, già tutto. Copriamo che lì c'è il vestito, che non ve lo voglio far vedere, l'ho già comprato. Mi metto la giacca e vado da Valentina.
ho notato che si è cancellata la parte, diciamo, iniziale dove vi racconto che cosa stavo facendo questa mattinata, in questa mattinata, la mattinata di oggi. E niente, praticamente ve lo voglio dire perché non si capiva nulla. Sono uscita con una mia amica che non vedevo da tantissimo tempo, abbiamo fatto colazione insieme, abbiamo tanto parlato perché non ci vedevamo da tanto, quindi le ultime novità della nostra vita. Sono stata troppo felice di averla rivista, mi mancava tantissimo, per vari motivi non ci eravamo visti più, motivi che non vi dirò. Però è stato troppo bello rivederla, ero stra felice, abbiamo fatto colazione, siamo stati un'ora intera al bar a parlare e poi abbiamo fatto una passeggiata. Ora io sto da Valentina così l'accompagno a vedere il suo maledetto vestito. Io? Scendi? Amo, no, non si apre. Cercidofono rotto. Vabbè, insomma, sono stata questa mia amica Alessandra che saluto, gli mando un bacio enorme, sono stata troppo felice di stare con lei. E abbiamo preso un caffè, un cappuccino, una Coca-Cola, ci siamo state al bar ore, poracci, non gli ribravamo sto tavolo. E adesso accompagno Ale a prendersi il vestito per 2 ore, perché sono le 2, dalle 2 alle 4 starò con Vale a scegliere il vestito, vediamo un po' se lo trova. Facciamo le dita, eccola. Eccola lì. Dov'è? Eccola. Eccola. E niente, poi alle 4 uscirò con una mia amica. E niente, ciao. Vale, si sta per provare i vestiti. E i piedi. Sono quelli? Sì. Dai Vale, io ti faccio da consulente, ti dico da 1 a 10 quanto mi piacciono. Ok. Va bene amore. Guarda. Non riprendere però. Che ridere. Smettila. Bene, Vale, hai trovato allora il vestitino? Sì, dentro questa busta di merda qui. L'ha trovato. Adesso ci manca solo il dettaglio bordeaux, le scarpe già ce l'ha nere, molto belle perché il vestito è nero effettivamente. E poi basta. Toca, momento toca. Del water. Ciao Anna, che vuoi dire al mio vlog? No dai, niente vlog. Che adesso mi fai i capelli, vero? Sì. Grazie Anna. Però togli il vlog. Che carina. Tranquilla, lo sto togliendo. Sì. Anna qua che mi sta facendo la piastra, cioè la piastra, il contrario, in realtà i boccolini con la piastra. Vero amore? Quanto sei bossi? E basta, io sono già truccata e già pronta. Mi mancavano solo i capelli che erano veramente indecenti. E quindi mi sta aiutando a renderli più decenti. Quanto manca? Poco. Un pochino perché c'è la nostra amica che sta per arrivare qua sotto. Quindi non ci va di farla aspettare. E niente ragazzi, Anna, tu che vuoi dire ai miei tigrottini? Niente, sono stanca. Lo sai anch'io? Ma perché tu sei stanca? Hai fatto qualcosa stamattina? Sì. Anch'io. Cioè, io e Anna Giulia siamo delle ragazze che si stancano prima del pomeriggio, cioè, vi rendete conto? Mi sveglio stanca. Ma se ci prendiamo un caffettino, perché io e te siamo proprio per addormire. No, no, andiamo proprio al Mac adesso. Sì, dici no, che sveglia. Io mi vedo proprio i panini, non c'è adesso quelli. Anche io. Quindi adesso noi andiamo al Mac con questa nostra amica, però prendiamo l'autobus, perché a me a piedi, io già sono distrutta. A piedi. Prendiamo l'autobus. Certo. E niente, vi faccio vedere il risultato dei capelli quando abbiamo finito. Mando un bacio. È arrivata un'altra amichetta che si aggiunge a noi. Ciao. E questi sono i boccoletti, il risultato finale dei boccoletti di Anna. Carini, devo dire, carini, Anna. Anna, complimenti, dobbiamo dirlo che sei stata brava. Grazie. Facciamo una foto adesso. Allora, tigrottini, ho passato un pomeriggio fantastico al McDonald's della mia zona. È un bellissimo pomeriggio. Quindi nulla, cioè, è stato molto bello. Bellissimo. Ciao, amore. Parte la gente. No, gente fantastica. Salutiamo Tiziano. No, dico, ciao, che, Tiziano. C'era un sacco di gente. Sì, veramente era pieno di gente. Infatti era proprio, c'era il pienone praticamente, però va bene lo stesso e abbiamo mangiato, cioè in realtà ho mangiato solo Anna Giulia. Grazie. Adesso stiamo tornando a casa e poi stasera si esce perché io ho proprio voglia di uscire, di strarvi perché... Dove cazzo posso? Ok. Buona raga, che giornata! No, comunque in linea di massima mi sono divertita e sono stata bene. Cioè, scialla, sono stata con una mia amica a cui voglio bene e ho chiarito con una mia amica a cui voglio parecchio bene, quindi è stata proprio una giornata, una pacchia molto tranquilla. A parte il posto dove siamo andati, che alla fine si è riscontrato che non era proprio il massimo di posto dove andare. E niente raga, io adoro adesso che c'ho il body, mi piace tantissimo, sta troppo bene con sta giacca, quindi adoro. E nulla.
Basta, adesso sto andando da Valentina perché ho ancora un po' di tempo prima di cena, quindi ci vado. E nulla, basta, tutto qua. Bene, sono così, ho messo il giacchetto e sto andando al cinema. Stasera la passerò al cinema con Valentina e Giulio, doveva venire anche Francesco, ma all'ultimo ci ha detto di no, quindi io andrò con Valentina e Giulio, me ne strafrego, sì, terza incomoda, ma una terza incomoda felice. E quindi adesso li aspetto qui. Ho visto un po' di Maleficent con mamma, che facevano Maleficent, è uno dei miei film preferiti, quindi l'ho adorato guardarlo un po'. Io lo aspetto qua, da lì Giulio, e andiamo al cinema. Guarda che bella sala che c'è, è enorme. Mi piace tantissimo, siamo belli centrali. Vero, Patati? Tu mi rompi il naso. Vabbè, mamma mia, c'è brutto, tranquilla. La meraviglia della vigilia. No, te prego, ragazzi. 400 milioni. Fine primo tempo, allora si baciano. Mamma mia. L'abbiamo ripreso perché tanto è lo stesso film dell'altro ieri. Magari vi riprendo una piccola clip dopo. Vediamo una tigrottina molto importante. Ciao, tigrottina. Ti mandiamo un bacio che so che ci segui tanto. Salutala, Giulia. Saluta la tigrottina numero uno. Ciao, tigrotti, mi raccomando, fammi ancora pubblicità come hai fatto oggi. Ciao. Jack, perdi sangue. Chi è? Arriva qualcuno. Amos! Tutto ok? Che ha fatto? C'è stato un rischio. Che succede? Terribile, mi dispiace. E hai vinto? Nì.